benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale curata dalla redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana, aula di Palazzo del Pegaso che nelle ultime sedute ha voluto ricordare la figura di Giacomo Maccheroni, ex presidente proprio del Consiglio regionale recentemente scomparso. Il Consiglio regionale ha ricordato Giacomo Maccheroni, esponente del Partito Socialista, sindaco di Pontedera, presidente dell'Assemblea Toscana e poi parlamentare, scomparso nei giorni scorsi. Maccheroni si era impegnato fin da giovanissimo nelle istituzioni. Fu eletto consigliere comunale a Pontedera nel 1960 e 5 anni dopo diventò sindaco della città. Nel 1975 venne eletto consigliere regionale e assessore all'urbanistica della regione. Nell'83 entrò in carica come presidente del Consiglio regionale, poi nell'87 fu eletto in Parlamento dove rimase come deputato per 2 legislature. Abbiamo di fronte a noi tante scelte complicate da fare, da portare avanti. Il presidente Maccheroni, anche nelle ultime volte abbiamo avuto modo di poter parlare insieme, mi ha sempre posto 2 questioni. La prima, cercate di fare in modo che ogni scelta, ogni legge che andate ad approvare sia frutto di ascolto, state tra la gente, uscite dal palazzo. E la seconda è l'impegno verso le giovani generazioni, la credibilità della politica, la necessità che le ragazze e i ragazzi si sentano protagonisti non solo del domani ma anche dell'oggi. E nell'ultima nostra chiacchierata mi ha proprio detto: invitate le scuole a venire nel palazzo, andate nelle scuole, alle ragazze e ragazzi fate capire che esiste buona politica e che la buona politica è fatta dalle persone. E quindi per questo ho voluto omaggiare il presidente Maccheroni e salutarlo per l'ultima volta anche nella sua aula che ha presieduto per tanti anni. Mio nonno aveva una falegnameria a Pontedera, facevano gli infissi e a 14-15 anni dopo appunto le scuole medie babbo fu invitato da suo padre e suo fratello e suo zio a iniziare l'attività in falegnameria, ma lui, come si dice a Pontedera, proprio non era buono, non riusciva, e qui, però parallelamente cominciò a frequentare tutte le sezioni del partito, tant'è che lo mandavano in giro con la lambretta già a 16-17 anni a portare, no, in giro i documenti per le varie sedi, e lì cominciò a prendere la passione e la voglia di ascoltare e di intervenire anche alle varie assemblee che c'erano. Infatti, come ha ricordato il presidente, a poco più di 20 anni era presidente dell'ospedale di Pontedera, e poi babbo è stato riconosciuto tanto nel 66 per l'alluvione, ha fatto tantissimo, era il ponte che legava la proprietà della Piaggio a tutti i dipendenti, a tutta Pontedera, sembrava la volessero riportare a Genova, quindi insomma momenti concitati. Io ho sempre visto babbo legato alla politica, ma come ricordavano anche dopo la sua chiusura dei rapporti col Parlamento, ha continuato sempre a dare consigli, anche perché gli venivano chiesti da tutti i sindaci che abbiamo conosciuto. E in questi giorni si è anche conclusa la missione di una delegazione di consiglieri di Palazzo del Pegaso a Bruxelles nella settimana europea dedicata alle regioni. Vediamo. Si è conclusa la missione a Bruxelles che ha visto una delegazione del Consiglio regionale partecipare alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città. Per gli esponenti toscani sono stati 3 giorni intensi, ricchi di incontri, scanditi da un programma nato dalle proposte tematiche dei componenti della Commissione Europa e predisposto insieme all'ufficio della regione nella capitale belga. È stata una missione sicuramente importante, è stata una scelta fortemente voluta da tutta la Commissione Politiche Europee, che ringrazio perché in questi anni stiamo cercando di portare avanti tutte e tutti insieme una serie di obiettivi, e questa missione che ha visto la partecipazione di una delegazione della Commissione, a cui si è aggiunto con nostra grande gioia anche il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, ha permesso di anche individuare tutta
una serie di temi e obiettivi che poi cercheremo di portare anche nell'operato della Commissione stessa, ma anche all'interno del Consiglio regionale. La cosa ulteriormente rilevante è stata la continua anche possibilità di confronto anche nei tre giorni passati a Bruxelles, sia con il Presidente della Regione Giani, che il Presidente del Consiglio Mazzeo, ma anche di una folta delegazione dell'UPI guidata dal Presidente Lorenzetti. Questa dimostrazione di come il rapporto tra le istituzioni toscane e le istituzioni europee davvero ha necessità di essere costantemente alimentato da queste forme anche di approfondimento. Una missione di indubbia qualità informativa anche per noi consiglieri regionali, e per questo devo ringraziare sia gli uffici sia il Presidente Gazzetti per aver organizzato in modo così brillante questa missione. Va detto che l'Europa è centrale e che dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per renderla tale, una vera Europa, un'Europa che si basi su una coesione autentica, che sia un'Europa in grado di dare risposte concrete a tutta una serie di questioni. Sapete il mio legame con il territorio, ho sempre cercato di mettere avanti rispetto ogni altra considerazione. E per questo, anche a seguito dell'incontro con gli europarlamentari Nardella, Torselli e Susanna Ceccardi, e anche a seguito di tutta una serie di incontri con i funzionari, abbiamo percepito che c'è un rischio, quella di una gestione eccessivamente centralizzata delle risorse da parte di Bruxelles. Credo invece che se veramente crediamo nell'Europa, in un'Europa dei popoli, bisogna autenticamente dare spazio ai territori, e quindi le regioni devono essere centrali, e soltanto così possiamo veramente fare emergere un senso maggiore di appartenenza. Un senso maggiore di appartenenza all'Europa può basarsi soltanto sulla giustizia delle cose e su una autentica coesione. Dobbiamo lavorare in questa direzione e ripeto, missioni come queste sono importanti anche in questa direzione. E a proposito delle attività portate avanti in aula, in Palazzo del Pegaso, è arrivato l'ok da parte dell'Assemblea Toscana alla nuova legge che disciplina l'erogazione dei nuovi servizi da parte delle farmacie, adeguandosi alla normativa nazionale. L'Assemblea Toscana ha approvato la proposta di legge che, adeguandosi alla normativa nazionale, disciplina i nuovi servizi erogati dalle farmacie, tra cui vaccinazioni, supporto nella gestione delle malattie croniche, prevenzione e consulenze. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi, dicendo che devono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy, oppure spazi anche esterni alla farmacia purché abbiano questi requisiti. Escludiamo soluzioni come gazebo o strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità, come è stato per il Covid, dove la regione, le aziende possono autorizzare, e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici, cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli quelli che sono la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma, una norma che va a implementare le attività che possono essere svolte dai cittadini, che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. Ormai si sta sviluppando un concetto di farmacia nuovo e moderno, dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendano e si comprano i farmaci, ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari. È un avamposto territoriale, soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie disagiate delle grandi città, del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi, potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, ma anche di specialisti, potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che avvicina la prestazione del servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi
luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. È l'opportunità di erogare servizi aggiuntivi sul fatto, per esempio, delle prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei pressi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie. È un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi, un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. Vi ricorderete quanto fatto anche nella scorsa legislatura dal sottoscritto, che portò nelle farmacie i CUP, che ha cercato di portare maggiori servizi aggiuntivi. Alcuni esami diagnostici possono essere fatti e refertati direttamente in ambito farmaceutico. Ovviamente serve la presenza di personale specializzato, serve la possibilità di avere locali idonei, serve comunque, è un'opportunità essenzialmente per erogare maggiori servizi in maniera capillare anche in quella Toscana diffusa dove non sempre le persone riescono a accedere ai servizi ospedalieri. Il voto è stato sicuramente positivo, poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR, dove tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. Parliamo anche di imprese. In Consiglio regionale c'è stata la presentazione dell'edizione 2024 del Premio Innovazione Toscana. Novità in vista per l'edizione 2024 del Premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria e organizzato da Digital Innovation Hub per valorizzare il potenziale innovativo delle imprese. Oltre alle tradizionali sezioni Startup Innovative, Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale e Sostenibile, Brevetti, e alla conferma del Premio Speciale Giovani, debutterà la nuova sezione Innovazione e Sostenibilità Sociale. Da oggi apre il bando, che sarà aperto per un mese fino al 12 novembre prossimo, al quale si partecipa in maniera molto semplice. Si va sul sito del Premio Innovazione Toscana, alla sezione bandi, si scarica il bando 2024, si partecipa a una delle quattro sezioni previste dal premio, oltre alla sezione speciale Innovazione e Sostenibilità Sociale, le tre sezioni che confermiamo anche quest'anno: Startup Innovative, Brevetti, Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale e Sostenibile. Partecipando al premio, che è un bando aperto a tutte le imprese di tutti i settori e tutte le dimensioni, alle startup innovative di tutta la regione toscana, si concorre a opportunità molto concrete, quindi a contributi fino a 15.000 euro, anche più piccoli di 5.000 euro, e soprattutto a occasioni di visibilità. Quest'anno avevamo preso un impegno anche negli anni scorsi, inseriamo oltre a questa novità della sezione sostenibilità sociale anche delle migliorie da un punto di vista di organizzazione e di procedure, e quindi partiamo già oggi con le attività che vedranno anche la costituzione della commissione giudicatrice, quindi di questo organismo molto importante, che è formato da illustri e autorevoli esponenti del mondo accademico e industriale, che andranno a giudicare i progetti e che entro la prima metà di dicembre daranno subito risultato a tutte le imprese, che ci auguriamo tante, che possano e vogliono partecipare a questa occasione. È la settima edizione, siamo confortati anche dai risultati delle edizioni precedenti, con grande partecipazione. In modo particolare siamo felici che possano nascere start-up innovative che poi piano piano possono diventare anche imprese, e anche questo è una parte dello scopo, oltre che creare innovazione all'interno delle aziende. Quest'anno il tema è ESG, e quindi molto importante, è un tema che dobbiamo tutti portare avanti, perché dobbiamo andare in quella direzione. Ci auguriamo che ci siano tante presenze come in passato e progetti importanti, perché siamo convinti che i talenti fanno crescere l'economia della nostra regione.
Questi dunque erano i principali temi della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento torna ovviamente sempre su RTV 38 la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.